Nuove espulsioni, ci risiamo fuori dal Movimento 5 Stelle e i contestatori del Circo Massimo. Sono quattro gli attivisti del movimento, parliamo di Giorgio Filosto, Orazio Ciccozzi, Pierfrancesco Rosselli e Daniele Lombardi. Lo ha annunciato Beppe Grillo sul suo blog, specificando: hanno approfittato del loro ruolo di responsabili della sicurezza del palco di Italia 5 Stelle per occupare il palco stesso. Così denuncia Grillo e aggiunge: in rispetto per gli oltre 600 volontari che hanno dedicato il loro tempo e lavoro per il successo dell'evento Italia 5 Stelle e delle centinaia di migliaia di attivisti del movimento stesso presenti all'evento, i quattro sopracitati sono fuori dal Movimento 5 Stelle. Che dire, si è scatenato il web dopo questa azione, chi si è scagliato contro, chi a favore, questo è avvenuto soprattutto nei commenti di Twitter che vi riportiamo. Allora, andiamone a leggere qualcuno. Abbiamo chi: democrazia diretta dove? Non poter esprimere un'opinione è gravissimo. Un altro dice: sembra un'esagerazione, hanno detto la loro, nessuno se li è filati, non bastava. Beppe, ma che cappero fai, non era necessario, continuiamo a dar motivo a chi ci odia di darci addosso, hanno occupato il palco per pochi minuti e pacificamente, quello che hai fatto è di una gravità inaudita. Paolo invece non ci sta, dice: siete diventati dei pagliacci, come faccio a togliere la certificazione, mi faccio schifo da solo per aver creduto in voi. E poi ancora un'altra persona: noi non la chiedete più l'opinione, ricordo di aver votato per le espulsioni ma non le ultime che sono state fatte senza passare dalla base. Ancora proteste, dice: ancora con queste epurazioni sommarie, ma chi l'ha deciso? E il voto degli utenti? Continuate a ripetere gli stessi errori, siete nemmeno di coccio ma proprio di granito. C'è invece chi è a favore, dice: avete fatto bene, erano dei futuri Orellana e Company, le mene marce vanno subito eliminate.